è in grado di farlo. Voglio una porta aperta, perché io nel 2002 non ho potuto lavorare in Rai per l'editto bulgaro. C'era Silvio Berlusconi che stava al governo, ma era proprietario di Mediaset e di alcuni giornali, e come rappresentante politico di maggioranza controllava la Rai. Lui diceva: questo può lavorare, quello non può lavorare. Superato questo, è chiaro che oggi la tecnologia è il talento bulgaro, cioè questi nuovi social media, internet, il satellite, le televisioni. Però attenzione, ci sono delle... c'è bisogno ancora di alcune attività giornalistiche finanziate. Trovo irrispettoso, faccio l'esempio di Radio Radicale. Radio Radicale fa un servizio alla comunità straordinario, che merita. E dovete, allora, è vero che con l'informazione non si campa, cioè non dà da mangiare, non dà pane, non dà il pane, però l'informazione consente al cittadino di diventare classe dirigente, conoscere la conoscenza. E tutto il lavoro che fa Radio Radicale, io con piacere pago una minima parte delle tasse, perché poi oggi chi parla contro il finanziamento poi sono quelli che vadono al fisco, perché poi questa è l'altra grande, no, si parla in un modo e si fa in un altro. Noi siamo il paese più corrotto, eccetera, eccetera. E quindi ti dico che però oggi abbiamo per fortuna tanta possibilità, per cui non c'è più in epoche storiche bisognava finanziare, perché quando nella prima repubblica i famosi giornali di partito, oggi questi giornali di partito non ci sono, però una quota va ridistribuito, non vanno fatte non indiscriminatamente. Però io ti pongo un problema a te: senza giornali che paese sarebbe questo? Cioè chiediamocelo, cioè il ruolo sociale nostro è fondamentale, perché oggi la carta per stampare costa, ci sono dei costi enormi. Ci possiamo consentire un paese senza l'informazione? I paesi dove non c'è l'informazione nascono e crescono e scoppiano le dittature. Io chiuderei. No, volevo fare un altro punto, che c'era l'assessore qui. Vorrei dire, Nuc Sofia, grazie a Medio Franco Simeone, là è uno delle colonne, perché sta crescendo bene, mostra di avere buone gambe. Allora io mi sento di fare una proposta. Perché non ci diamo un appuntamento fra un anno, ponendoci in questo lasso di tempo l'impegno di lavorare per far tornare a massa il Ninfeo di Pepiano? Ecco, allora, tu sai che noi abbiamo, si è scoperto a Napoli, molto fuori il Ninfeo, che è una cosa meravigliosa. Diciamo in parole, come direbbe un senese, questo Ninfeo si è voluto Villa a piano di sapere, con la scusa, io da in quel momento, e proprio sono anni che non lo so. Viva il Ninfeo, vai! Devi dire sì o no, devi dire, senti, vieni. Ho visto. Io in realtà avrei dovuto sedermi qui, invece il mio nome, invece ho preferito ascoltare il silenzio, non tanto da assessore, poi risponderà anche alla domanda del dottor Franco, un po' fuori tema, però. Sì, no, questo è fuori tema. Perché ho avuto interesse ad ascoltare le parole di Santo Pietro, non come amministratore, anche come amministratore, ma soprattutto come cittadino e come avvocato. Avvocato che crede nella professione in cui fa e crede che la professione di avvocato sia una professione liberale, cioè l'avvocato dovrebbe contribuire a radicare la cultura della giustizia. Il problema è italiano, e questo è il motivo per cui ho voluto finanziare Nuc Sofia in assenza, e questo l'ho detto
in maniera molto forte in sede di conferenza stampa di un finanziamento regionale. La Regione Campania ha preferito finanziare spettacoli o rappresentazioni, come dice Carlo, feste di piazza, piuttosto che una manifestazione culturale come Burg Sofia. Noi crediamo, perché noi pensiamo che la prima formazione viene a voi, questo proviene dopo, viene a voi ragazzi. Dice, io ho ascoltato con attenzione, perché credo che la mia professione debba contribuire a radicare una cultura giuridica. È grave che noi leggiamo meno. Invito voi ragazzi a leggere la Costituzione italiana. Perché la Costituzione italiana? Perché la Costituzione italiana nasce in un momento storico particolare e racchiude, secondo me, un unicum nel mondo, è qualcosa di irripetibile, perché mi auguro che non si ripetano più nelle condizioni di contesto in cui è nata la Costituzione, il pensiero delle diverse anime, comunista, liberale, democristiana, che animavano la politica italiana, quella fatta sul serio, che veniva da una scuola, da una cultura politica, in quegli anni. E quindi è uscita fuori qualcosa di bellissimo, perché lascia in equilibrio tutta una serie di principi che in Ninfeo lo riporteremo a massa lucrezia, perché il dottor Franco lo sa, abbiamo già lottato nel momento in cui a Piano di Sorrento, dove oggi è indegnamente allocato, è stata fatta tutta una speculazione su quel bene, però è motivo che a voi non interessa. Però Ninfeo, almeno fino a quando ci saremo noi a lottare, lo riporteremo a massa di mezzo. Però io volevo fare un monito: leggetela la Costituzione italiana. Spenderemo le nostre forze per portare il Ninfeo nel luogo dove è nato, e cioè a Massa Lubrezzi. Però veramente non perdete questa occasione. Noi vi abbiamo dato questa occasione per ascoltare il dottor Ruotolo, come tutti gli altri che interverranno in questa session, perché acquisiate una cultura. La cultura giuridica è importante, perché voi sarete i cittadini di domani, non per fare gli avvocati, per fare i buoni cittadini. Leggetevi la nostra Costituzione. Grazie.